Palazzo della Ghirlanda, sede della biblioteca di Bugherio. Siamo qui, siamo entrati incuriositi di questa mostra bellissima che è stata curata da chi in questo momento è di fronte a noi, Giovanni Galbiati. Ecco, una mostra interessantissima con tanti modelli di biciclette, alcune anche veri e propri velocipedi. Qui in questa mostra si inizia praticamente quella che è la storia del movimento su due ruote. Una mostra che nasce da una grande passione di famiglia, che vede addirittura tre generazioni coinvolte. Ma più esattamente di che cosa si tratta? È una mostra che parte da un presupposto. Parte dal presupposto che la bicicletta nasce da un tronco di legno che è un dono della natura e quindi restituisce poi per tutta la sua storia tutto il suo rispetto alla natura, perché la bicicletta è il mezzo più economico ed ecologico con cui oggi possiamo muoverci. Il discorso della mobilità sostenibile, soprattutto nelle città, nei centri urbani, diventa sempre più importante e con questa mostra vogliamo riportare all'attenzione del visitatore il rapporto fra la bicicletta e la natura. Lo facciamo attraverso una mostra che presenta circa 30 esemplari della collezione Museo Miscellaneo Galbiati di Brugherio. La collezione ne conta attualmente circa 200, 30 sono qui in mostra e sono suddivisi in quattro sale. La prima sala ci parla del fuoco, come anche la locandina stessa dice, la seconda dell'acqua, la terza della terra, la quarta dell'aria. Perché per ognuna di queste sale abbiamo associato circa una decina di velocipedi o biciclette. Velocipedi sono i primordi della bicicletta, sono gli esemplari più antichi che noi andiamo ad esporre, che dialogano con questi elementi. In che modo? Perché questi velocipedi che abbiamo esposto, queste biciclette che abbiamo esposto, hanno qualcosa da dire in relazione a questi elementi. Vi faccio un esempio: nella sala del fuoco ci sono le biciclette militari, quindi che hanno trasportato delle armi, hanno lavorato durante il periodo della guerra, hanno trasportato delle armi da fuoco e quindi sono state associate a questo elemento. Nella sala dell'acqua abbiamo per esempio tutta la monografica sulle biciclette appartenenti al mondo del ciclismo sportivo, quindi le biciclette che sul loro manubrio hanno l'acqua del sudore di chi le ha cavalcate. La sala della terra per esempio porta in mostra alcuni fra i velocipedi più importanti della collezione. Abbiamo il celerifero del 1791, che è appunto uno dei primi esperimenti dell'uomo che si muove attraverso un trespolo che ha solo due ruote, simili a quelle di un carretto, cerchiate in ferro, completamente in legno, senza sterzo, senza pedali, facendo leva con i piedi per terra. È un dono della natura ed è un dono della terra, perché è un tronco di legno di rosa lavorato dal suo esecutore, che era il conte Medea del Sivrac, che nel 1791 si presenta ai giardini degli Champs-Élysées in Francia sotto la Tour Eiffel con questo nuovo trespolo, destando l'attenzione di tutto il pubblico che lo sta seguendo. La sala dell'aria invece per esempio si apre con una bicicletta Amber NH della fine della seconda metà del 1800 e che racconta la storia di un veterinario scozzese che è John Dunlop, che un giorno crea un tubo con dei fogli di gomma intrecciati per rendere più confortevole il triciclo del suo figlio, del bambino. Da lì nasce l'idea di inventare qualcosa di nuovo che è il pneumatico, quindi la bicicletta passa da una tecnologia a gomma piena ad una tecnologia con gomme pneumatiche, quindi l'aria che sostiene in questo caso è l'elemento, la guida portante dell'apertura della sala dell'aria. Quindi presentiamo questo bicicletto che monta gomme Dunlop 3 anni dopo la scoperta di Dunlop. Quindi una mostra che indubbiamente può essere inserita nelle cose più belle, possiamo dire, di questo comune di Brugherio, che presenta e dà l'occasione non solo di vedere ma anche di riflettere su quelli che sono stati i progressi del movimento ciclistico. Esatto, raccontiamo la storia della bicicletta da un punto di vista nuovo, da un punto di vista che sia in grado di attrarre l'attenzione del grande pubblico, ma soprattutto dei più piccoli, a cui questa mostra si rivolge con uno sguardo particolare. Sottolineo che la presenza delle classi degli istituti di Brugherio non solo è stata e sarà sempre più massiccia fino alla chiusura della mostra. Abbiamo cercato di coinvolgere gli istituti di tutta la città e i ragazzi di tutte le età, e soprattutto questo evento apre
qui a Brugherio la celebrazione del 150° anniversario della fondazione del Comune di Brugherio. Quindi alla collezione Galbiati viene dato questo spazio molto importante nel celebrare ulteriormente questo evento e questa ricorrenza che Brugherio vivrà l'anno prossimo. Ma Giovanni è l'ultimo di questi signori che hanno dedicato tanta passione e tanta vita a questo raccogliere pezzi così importanti. Sì, l'attività del Museo Galbiati, il museo nasce nel 1950, quindi l'attività di curatela di tutti i reperti del museo è sempre stata in capo mio nonno Fermo Galbiati, che è il collezionista, mentre Mostre Storiche, che è il progetto che qui presenta questa realizzazione, questa mostra, che si occupa di curare tutto la parte di mostre e di allestimenti, quindi espositiva del Museo Galbiati, coinvolge tutte le generazioni, quindi la seconda generazione mio padre e me, di conseguenza. Fermo Galbiati, Cavaliere della Repubblica, colui che ha iniziato fin da piccolo, quando aveva 7 anni, a fare collezionismo. Ha iniziato dapprima con le conchiglie e poi via via ha capito che praticamente poteva dare qualcosa a chi veniva dopo. E oggi questo signore di 91 anni ci regala questa splendida mostra grazie alla sua grande passione e al fatto di aver raccolto tanti pezzi in modo certosino in tutti questi anni. Grandi soddisfazioni, vero signor Fermo? La mia soddisfazione è quando arrivano i bambini delle scuole che ti fanno delle domande e ti mettono addirittura in imbarazzo, perché vogliono sapere come parla quello lì, come gira quello là, eccetera, eccetera. Io con piacere gli do la definizione precisa dell'oggetto grighetto. Dai 7 anni di età ha cominciato a raccogliere vari oggetti e poi nel 1950 ha deciso di aprire un proprio museo. È entrato a far parte del grande mondo delle persone che mettono a disposizione i propri tesori per la conoscenza di altri che invece di tesori così importanti non ne hanno. Io ho messo a disposizione tutto il mio palazzo su 3 piani che oggi non hanno più spazio di portare niente della tanta roba che espongo. Ha detto suo nipote che questa è solo una parte delle biciclette, oltre 200 pezzi nel suo museo personale e qui solo 30, ma pezzi importanti questi. Un settore importante è l'origine del grammofono e del fonografo. Io ho fatto da Thomas Edison attraverso 250 esemplari che presento in museo. È vero, una soddisfazione enorme quando i bambini che chiedono come fa a uscire la voce e chi ha fatto il disco, eccetera, eccetera, eccetera. I migliori miei visitatori sono i bambini delle scuole materne, 5 anni, 4 anni. Si spaventano addirittura, rimangono incantati, io gioisco. Beh, del resto siamo incantati anche noi di aver visto tutti questi pezzi del mondo del ciclismo a cui noi apparteniamo con orgoglio, appunto apparteniamo a questo mondo. E oggi sono felice che a 91 anni compiuti vedo tutti i paesani che io non conoscevo a visitare questa mostra e mi fa infinito piacere. Mi hanno già chiesto nei 3 comuni per portare nel loro paese questi pezzi così importanti. Non lo farò senz'altro. Gianmario Galbiati, lei è il figlio del signor Fermo, colui che ha iniziato praticamente tanti anni fa a raccogliere vari reperti ed oggi qui insieme a suo figlio a questo punto, a Giovanni, ad organizzare questa mostra che sta dando a nostro giudizio grandi soddisfazioni, almeno noi che abbiamo visitato quest'oggi per primi questa mostra sicuramente troviamo grande soddisfazione nell'allestimento, nei pezzi pregiati esposti e quindi siamo sicuri che al termine del 1° novembre, se non sbaglio, questa mostra è aperta fino al 1° novembre, tanti saranno i visitatori che avranno modo di parlare bene di questo museo, di questa iniziativa rivolta a un particolare attrezzo, la bicicletta. La bicicletta, allora, questa mostra è stata apprezzata molto in comune. Abbiamo ad oggi, che siamo a metà dei giorni dell'esposizione, circa 2.000 persone, 2.000 firme di visitatori. Io ho continuato l'inizio di quello che ha iniziato papà,
a collezionare bici d'epoca. L'ho aiutato nel restauro, nel riperimento, dove trovarle, andare a prenderle anche all'estero, eccetera, eccetera. E oggi mi trovo contento che mio figlio abbia, diciamo, seguito l'idea del nonno di collezionare queste cose, di farle vedere in mostre culturali, perché i nostri migliori clienti, cioè quello che a me piace di più, è vedere quando arrivano le scolaresche, cioè le classi. Chiaramente ogni classe, dipende se è inferiore, se è superiore, se è una media, se è un elementare, usare dei linguaggi diversi, però far capire bene a loro cosa sia la bicicletta. Carlo Piola della Lega Ciclistica Bugherio 2 e l'amico Mandelli, che è praticamente il factotum, buona parte della Increa di Bugherio, appunto una società sportiva che dedica il proprio tempo e denaro nel far svolgere attività ai giovani per quanto riguarda la mountain bike e, perché no, il ciclocross. Ed in questo luogo ricco di particolare storia della bicicletta ci siamo ritrovati proprio per cominciare a parlare di quello che sarà l'evento di Bugherio. Carlo Piola, il prossimo 29 di novembre, ritornerà il grande ciclocross, è proprio il caso di dirlo, sui prati della Increa, il parco a voi tanto e particolarmente caro. Sì, il parco Increa, che io chiamo Increa Stadium, un posto dove ritengo il miglior, un bellissimo posto di Bugherio. Questo evento è nato casualmente perché io con Fabio mi sono ritrovato, stavo lavorando appunto al parco Increa e lui è arrivato con due ragazzini e una mountain bike. Io ero un ciclista amatore, mi sono subito innamorato di questa due persone, due o tre persone. E da questa conoscenza è nata una piccola gara di mountain bike per ragazzini ed ora siamo arrivati a organizzare la seconda gara internazionale di ciclocross. Ecco, una passione che vi accomuna per le ruote che viaggiano nel fango. Sì, principalmente per quanto riguarda il ciclismo, io preferisco appunto il ciclocross, la cosa che più mi appassiona. E poi mi fa molto piacere che venga svolta sul comune dove io abito e ci lavoro anche. E questo rapporto con Fabio e tutti quelli dell'MTB Increa è una cosa fantastica. Fabio Mandelli, va bene, lei è un dirigente dell'MTB Increa, ma nella realtà è anche un papà che ha un corridore che è tra i migliori nel nostro paese, ha indossato più volte la maglia azzurra proprio nel ciclocross. Quindi insomma c'è una bella soddisfazione in famiglia vedere gareggiare un proprio figliolo sui campi di gara. Tutto questo grazie naturalmente alla disponibilità, penso, del comune che mette a disposizione il parco Increa. Questa vostra palestra, questo Increa Stadium, come dice Piola, che ha già dimostrato in passato di essere palcoscenico, potremmo dire più che naturale, per manifestazioni di alto livello. Sì, è vero, diciamo che questa è una collaborazione che è nata da ormai più di 10 anni e ai tempi facevo l'amatore, poi ho appeso la bici al chiodo e ho dedicato tutte le nostre risorse, le mie risorse, quelle dei miei soci dell'MTB Increa per crescere i ragazzini. Abbiamo una scuola giovanissimi che pratica sia mountain bike che ciclocross e siamo arrivati quest'anno con soddisfazione alla 7ª edizione del ciclocross, partendo dal Trofeo Lombardia, e quest'anno sarà la 2ª edizione di una gara internazionale. A detta di tutti il percorso si presta moltissimo, l'Increa Stadium, ci stiamo lavorando per farlo diventare sempre più bello e per trasformare questo parco in uno stadio dove la gente può venire e vedere la bellezza del ciclocross, insomma. La bellezza del ciclocross, questo che ha affascinato entrambi, vero Carlo Piola? Sicuramente, vedere questi atleti che corrono in mezzo al fango, che tornano soddisfatti delle fatiche che hanno fatto senza nessun problema, è una cosa fantastica. Mandelli, a lei il compito tecnico di preparare il tracciato e c'è anche la mano di suo figlio, ovviamente. Sì, certo, lo scorso anno, come lei diceva,
abbiamo Federico ha partecipato più volte a gare internazionali, anche come in Crea sono stati a due gare in Belgio e in Olanda, e da lì ho preso spunto anche a una gara che si è appena disputata a Rons in Belgio, per fare dei percorsi, un tipo di percorso anche qua in Crea con delle contropendenze lo scorso anno che hanno soddisfatto parecchi corridori, ci hanno fatto i complimenti, anche il CT Fausto Scotti della Nazionale appena arrivato ha detto complimenti per il percorso perché è molto bello. Quest'anno abbiamo in serbo anche altre idee e speriamo di poterle realizzare per rendere il percorso sempre più bello. Adesso sono ancora idee, ma abbiamo un mese e quindi penso che una sorpresa la potremo dare ai partecipanti alla nostra gara. Carlo Piola, lei invece ha il compito di plasmare il tutto, unire l'economia, unire la diffusione delle immagini, quindi la diffusione della manifestazione e poi anche quella passione intrinseca che abbiamo riscontrato anche noi che vi seguiamo da tempo sui campi di gara. Insomma, non c'è gara importante e anche magari un po' meno importante dove il signor Carlo Piola non sia presente. Questa è la dimostrazione che al di là della propria e solo corsa, quella di Bugherio, pensa anche a tutto il movimento. Sicuramente, certo, per la mia gara io ci metto l'anima, però non è detto che durante la stagione non seguo le altre, anzi mi fa molto piacere seguirle tutte quanti. E se mi permettete, il Parco in Crea è possibile praticare questa cosa innanzitutto perché l'amministrazione comunale ci crede in questa cosa e fa molto piacere, e non in secondo luogo, nello stesso tempo bisogna ringraziare il nostro principale sponsor che è la cooperativa Brughiere 82, e senza queste due cose non potremmo realizzare questo evento. Ed ha proprio ragione il signor Carlo Piola che ha così con tanto calore espresso la sua impressione per quanto riguarda l'organizzazione di questa importante manifestazione. Un Increa Stadium che ha sempre accolto tanto pubblico, così come ha fatto l'anno scorso nel momento in cui si sono svolte le gare in programma nel trofeo Mastercross Sel SMP, gara internazionale. Un evento che verrà ancora una volta riproposto quest'anno sui prati, speriamo infangati come quelli dello scorso anno, per avere ancora un maggior spettacolo. Non ci sarà il campione italiano in carica Marco Aurelio Fontana, che punta tutto nella mountain bike per le prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Noi comunque siamo convinti che all'Increa Stadium ci sarà veramente un grandissimo spettacolo della ciclocross. Appuntamento al 29 novembre.